Eccoci qua. È da un po' di tempo che non mi faccio vedere, sono andato anche in vacanza e l'ho presa un po' con calma. Arrivo con una ricetta straordinaria, meravigliosamente buona e meravigliosamente pratica anche. Sapete perché? Perché non è cotta en fornos, ma è cotta en padellas. Questa torta è una torta al limone. La base è bella soffice. Abbiamo poi invece la crema che è freschissima, proprio bella grumata, profumata. Che il limone sarà il protagonista. Però tranquilli che non sarà acida, sarà fresca e ovviamente sarà perfetta per essere proposta nelle calde giornate estive. Ci ho lavorato un sacco per questa torta qua, gli amici di Instagram lo sanno. La base era sempre carbonizzata sotto, con l'undicesima volta, grazie ad una tecnica che ho adottato, il risultato è stato fantastico, anche se ho l'induzione. Con la fiamma libera, quindi il gas, il risultato sarà ancora più garantito. Adesso ovviamente vi spiego tutto. Dunque, partiamo con l'impasto. Si fa direttamente in una ciotola ultra facile. Si prende il limone, magari per questa ricetta scegliete limoni non trattati, che è fondamentale insomma per avere un bel risultato. Ne va della vostra salute e della bontà di questo dolce. Grattugiatina della scorza di limone, ovviamente solo la parte gialla, per rimuovere tutti gli oli essenziali dalla grattugia che magari restano intrappolati e ci servono per dare profumo a questa torta. Prendete un po' di zucchero e lo sfregate sulla grattugia, in questo modo lo zucchero li assorbirà. Montiamo le uova intere con lo zucchero e la scorza di limone, pizzico di sale, per circa 5 minuti fino ad ottenere un composto abbastanza spumoso. Non serve montarle per troppo tempo. E poi incorporiamo polveri e liquidi alternandoli a velocità minima, sbattendo proprio a velocità minima. Le polveri sono farina e lievito mescolate assieme, mentre i liquidi sono latte e olio di semi. Fatto questo, adesso arriva la parte in cui proprio dovete seguirmi bene. Allora, prendete una padella, ovviamente questa torta la potreste cuocere anche al forno a 180 gradi per 40 minuti, ma pensate all'idea di aver cotto una torta senza aver preriscaldato il forno, senza avere la sofferenza del calore che viene emanato dal forno in estate e soprattutto a fine cottura avere una casa più fresca. Quindi prendete un foglio di carta forno, lo bagnate, lo strizzate bene e lo disponete sulla padella. Poi sopra ci mettiamo del riso, uno strato sottile, ovviamente è sottile, però non si deve vedere il fondo, ok? E poi ancora sopra un foglio di carta forno, all'interno, sempre bagnato e strizzato, all'interno di questo foglio di carta dovrete mettere l'impasto, poi coprite e fate cuocere a fiamma bassissima oppure a potenza 4 come nel mio caso se avete l'induzione per circa 30 minuti, dipende poi dalla potenza, dipende da vari fattori. 25-35 minuti secondo me questo qua è il range di tempo che serve per avere una cottura perfetta, perché la superficie si deve asciugare. Un'altra cosa importante oltre alla fiamma bassa o alla potenza 4 è avere un fuoco comunque abbastanza ampio, così la cottura sul fondo sarà omogenea. Quando noterete che la superficie sarà asciutta, soprattutto sui bordi, vorrà dire che è pronta per essere girata. Prendete un foglio di carta forno, lo disponete sulla torta, con il coperchio aiutatevi a capovolgerla, poi rimuovete la parte di riso, sarà abbastanza bruciacchiata ovviamente, ma non buttatelo quel riso che magari vi può servire per la cottura alla cieca delle crostate. Fate poi scivolare di nuovo la torta sulla padella e proseguite la cottura per altri 3 minuti, sempre a fiamma bassissima o a potenza 4. Fatto questo, la rimuovete immediatamente dalla padella perché altrimenti la cottura poi prosegue e la lasciate sul tagliere a raffreddare completamente. Se notate, come nel mio caso, che la base si è leggermente bruciacchiata, presumo che sia per l'induzione, in ogni caso almeno così non l'abbiamo carbonizzata la base, perché non è che se mettete a potenza 2 non vi si brucia, perché a me si è bruciata lo stesso. Basterà rimuoverla con un coltellino, poi la tagliate a metà e la tenete da parte. Adesso ci occupiamo della crema. La mia fonte di ispirazione è stata la Ste di Caro Diario, grazie Ste. Per fare questa crema ci servirà una sorta di salsa a base di succo di limone, quindi prendiamo un limone, lo grattugiamo. Sempre con la solita tecnica, lo zucchero, no? Lo sfreghiamo e togliamo l'olio essenziale che è rimasto sulla grattugia. Poi in un pentolino versiamo zucchero con la scorza di limone, amido di mais e poi aggiungiamo 200 ml di succo di limone fresco. Mescoliamo bene con una frusta a fiamma spenta. Adesso bisognerà cuocerla questa salsa. Quando comincerà a bollire, attendete 30 secondi e poi spegnete. Tenetela a raffreddare. Facciamo la crema principale, la crema bianca. Li sbattiamo in una ciotola ricotta, mascarpone, panna fresca per circa un minuto e mezzo fino ad ottenere un composto sodo. Non sbattete troppo, altrimenti vi si formano dei grumi. Poi aggiungete la crema a base di limone raffreddata completamente in frigo
e continuiamo bene a incorporarla con l'aiuto delle fruste ancora per 25-30 secondi e poi anche la nostra crema è fatta. La bagna è ultra semplice, basterà mettere in una ciotola o in un bicchiere come nel mio caso un bicchierino di limoncello, un bicchierino di acqua mescolando bene, altrimenti potreste fare anche la solita acqua e zucchero e poi andiamo all'assemblaggio di questa torta. Mettiamo sul piatto un disco di base, lo bagnate, avevo l'anello, poi l'ho rimosso perché non mi sembrava necessario utilizzarlo, ma se volete fare le cose super precise usatelo. Mettiamo tutta la crema dentro e con la spatola insomma la distribuite bene. Terminiamo la torta con l'altra metà di impasto, bagnando la parte che andrà poi a contatto con la crema, mentre la parte tagliata a me piace farla vedere, quindi metterla sulla come superficie della torta. Quindi chiudiamo bene, rifiniamo i bordi di crema bianca con l'aiuto di una spatolina, lasciatela in frigo per circa 3-4 ore, ma anche di più se potete per farla compattare bene. E adesso, appunto per questo, io vado a prenderla dal frigo, ci mettiamo sopra lo zucchero a velo e poi ne tagliamo una bella fettina. Arrivo. Strano, vero che arriva notte? Adesso vi faccio vedere il taglio, proprio vi faccio vedere come affonda la forchetta. Adesso aspetta un attimo. Scusate per la qualità del video, ma adesso il colore tanto prima l'avete visto, adesso quello che vi interessa è vedere la consistenza, la sofficità è spaventosa. Mamma mia, la crema dentro non è a fuoco, sì, assaggiamo. Questa qua proprio non ve la potete perdere. Buonissima. Vi prego fatela perché quando sarete vecchi altrimenti direte no, nella vita ho goduto meno, ecco perché. Perché non ho fatto la torta al limone. Ci vediamo su Instagram nel frattempo per altre ricette, le stories. Finisco qua in mezzo alla strada perché almeno ci sono i fari, perché prima ero improponibile, sembravo un puffo. Quindi concludiamo con altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e se rimanete... Se attivate la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta e altre ricette che ho proposto. La torta è ancora su nel prato, vado a prendermene un'altra fetta perché qua il piatto è stato lucidato alla grande. Ci vediamo alla prossima ricetta come sempre, cari amici.